Io sono uno scienziato. Basta con gli incubi. Le mie risposte devo trovarle razionalmente, non emotivamente. E per l'inferno ci riuscirò. In che consiste la mia ricerca? Nel conoscere il più profondamente possibile il mio lavoro. Nient'altro. Una unità visiva elettronica. Una microtelecamera impiantata in un occhio artificiale. L'elettronica e la miniaturizzazione al servizio della scienza. Certo. Ma cosa dico? Potrebbero danneggiare il cervello. No. È ridicolo, assurdo. La mia Nancy è una ragazza sana. Non è cambiata affatto. Malgrado tutto quello che ha passato, sarà sempre felice. Viva. Riproviamoci, ti prego. Solo l'altra vasca, sei troppo stanco. Bene. Uno, due, tre. Non vale, non vale, sei partito prima. Bucciarda. Papà, ti voglio bene. Papà, ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Deve essere obbligatorio. Bisogna renderlo obbligatorio. Gli occhi in buone condizioni, appena sarà constatata la morte del loro possessore, vanno asportati e conservati. Allora, di che si tratta? Dottor Cheney, tocca a me il rischio di incorrere in una sua probabile censura. Qualcuno dei nuovi vorrebbe conoscere la sua opinione sul dottor Boren di Dublino e la sua teoria dei trapianti oculari. Egli è arrivato a sostenere che... So benissimo cosa sostiene ed è liberissimo di farlo. Come ho già detto, non ho affatto intenzione di seguirlo per quella strada. No. No, c'è un limite anche per la scienza. No. No, c'è un limite anche per la scienza. Per la scienza. Come avrei potuto prevedere che proprio io avrei varcato quel terribile limite? Il mio cagnolino! Tesoro, riesci a vedere la luce? No. Niente. Niente da fare. Non so cosa fare, Catherine. Sono in un vicolo cieco. Len, perché non ne discuti con i tuoi colleghi? Dovrei aspettare che gli altri mi forniscano la soluzione. Oh. Mi si è fissata in mente la teoria di quel dottore irlandese. Come si chiama? Boren. Boren, già. Nel nostro caso la sua teoria è la migliore, ardita ma interessante. Consiste nel trapiantare una cornea da un essere vivente ad un altro e l'ha già fatto con gli animali. E la cornea di un animale si può trapiantare in un occhio umano? No, no, no. Io pensavo a qualcos'altro. Un organo vivente trapiantato in un organismo vivente. Non solo la cornea. Non servirebbe in questo caso. Trapiantare l'occhio. L'intero occhio. Ma Nancy è cieca. Mia figlia ritornerà a vedere. E ti avverto che non mi piace il tuo pessimismo. Anche io l'amo.
Scusami. Dopo la morte di sua madre, io senza di te non ce l'avrei fatta a tirarla su. Trapiantare l'intero occhio. Potresti distruggerle il nervo ottico. E che ne sai? Come si fa a sapere senza provare? Devo tentare. Nancy. Non mi venivi a trovare da giorni, papà. Abbi fiducia in me, tesoro, abbi fiducia. Non fartene una colpa, se non mi puoi aiutare. Tu puoi aiutarti da sola. Esci da questa stanza. Vai a sederti sui bordi della piscina, passeggia con Catherine, e insomma, fai qualcosa. Papà! Piccola mia, perché non vieni giù questa sera? Possiamo cenare insieme. Telefona a Dan e invitalo. È una cosa finita. Credevo che l'amassi ancora. Ed è così. Grazie, Catherine. Cara, ti spiace aiutare Nancy a prepararsi per la cena? Ci vado subito. Dan, tu lo ricordi il giorno dell'incidente? Certo che lo ricordo. Qualcosa di tremendo. Spesso mi viene in mente che proprio quel giorno tu parlasti della teoria del trapianto di cornea da un essere vivente ad un altro. E lei disse che non voleva andare così lontano. A volte accadono delle cose che ti costringono a cambiare idea. A me è successo. Abbiamo ancora qualche minuto prima che scenda Nancy. Vieni, voglio farti vedere una cosa. Come ben sai, il lavoro di Boren prevede il trapianto della sola cornea da un essere vivente all'altro. Prima di guardare questi animali, voglio ricordarti un fatto. Questo cane aveva entrambi gli occhi azzurri. Questo, invece, li aveva scuri. Posso? Ho asportato un occhio a ciascuno dei due e l'ho trapiantato nella cavità dell'altro. Ma non è possibile. Come puoi vedere? Come ha fatto? Non come, ma perché? Perché? Perché mi abbrevia la strada per ridare la vista a Nancy. Ah. Gli occhi delle bestie non vanno per gli esseri umani. No, certo. Ma fra esseri umani il trapianto è possibile. Sei d'accordo? Le cornee dei cadaveri si ottengono facilmente dalla banca degli occhi. Io sto parlando di prelievo da vivi. Ehi, Dan. Stai male? Cosa c'era in quel whisky? Hai sempre detto di voler bene a Nancy, ricordi? Nancy.
Per amore si può rinunciare ai propri occhi. Io lo farei con immenso piacere, ma... Rinunciare? Non posso. E invece lo farai. I miei occhi. Basta così. Bisturi. Innesta l'orologio. Sterilizza. Diciannove minuti e 31 secondi. Prima enucleazione. Nancy. Di qualcosa, tesoro. Io sto cercando di aiutarti. Parla. Apri gli occhi, piccola mia. Oh.
Non ti preoccupare per le cicatrici, ti giuro che spariranno in una settimana. Che bello. Pronto? Sì, sono il dottor Cheney. Oh, certo, tenente. No, no, del dottor Bryan nessuna notizia. Da settimane ormai. Approvato da sua madre a New York? Già, capisco. Non vorrei che ci trovassimo di fronte ad una disgrazia. Certo, certo, ogni giorno lei faccia altrettanto e mi faccia sapere qualcosa. La ringrazio, tenente. Venga, venga quando vuole. Sei tu. Vai in ospedale così elegante. Sicuro, devo fare buona impressione. Ho sognato che andavi in Svezia per il Nobel. Beh, forse... tu cosa fai oggi? Oh, dato che Dan non si fa vedere, pensavo di andarlo a trovare io. No, non credo che sia una grande idea. Fra un paio di settimane quelle cicatrici spariranno e tu ti sentirai più tranquilla. Adesso devi andare in camera tua e fare gli esercizi per gli occhi. 5 minuti al giorno, non lo scordare. Non puoi trascurare le mie prescrizioni. Quegli esercizi sono assolutamente necessari per i tuoi occhi. Ok. Chi è? Oh, dica, cara. Scusi il disturbo, ha visto il dottor Bryan oggi? No, è da un pezzo che non lo vedo. Oh. Perché non entra a prendere un caffè? No, la ringrazio, un'altra volta. Allora l'aspetto. Len, eh? Scusami, Len, ma la polizia non ti ha mai chiesto nulla circa Dan? Nessuno ne sa niente. Forse è ritornato nei suoi cari paesi dell'est. Se così fosse, a tua figlia l'avrebbe detto di certo. Sono ancora fidanzati, no? Questa faccenda sta disturbando Nancy anche troppo. Scusa, ma ho una lezione.
Grazie, grazie. Risparmiatevi le mani. È davvero buffo. Oggi che finalmente ho qualcosa di veramente importante da dirvi, è presente meno della metà del pubblico che ho avuto l'ultima volta che sono stato qui. Non sanno, poveri diavoli, che hanno perso la parte migliore del mio pensiero. Se ricordate, qualche settimana fa abbiamo accennato ai trapianti da viventi e in quell'occasione ho contestato questa teoria. Ma tornato a casa ho cominciato a sentirmi in colpa. Chi fa la professione del medico non può chiudersi nelle proprie idee. E così nei giorni seguenti ho raccolto tutto il materiale reperibile sull'argomento. Lo so, sono stato assente per troppo tempo, ma avevo tanti ottimi motivi. Ho studiato il procedimento. Ho fatto esperimenti per conto mio e ho presto scoperto che Boren aveva approfondito il suo lavoro. Ma non abbastanza. Quello che sto per rivelarvi è il risultato di un esperimento che fino ad oggi non aveva mai avuto successo. Come ben sapete, due sono i problemi più gravi nelle operazioni di trapianto oculare. Primo, il nervo ottico non si rigenera come fanno molte altre parti del corpo. Secondo, quando si esegue l'intervento, è necessario evitare il blocco della circolazione retinica. Aiuto! Non ci vedo più! Sono di nuovo cieca! Esaminiamo il pericolo principale che si presenta danneggiando uno dei nervi ottici. L'effetto può interessare anche l'altro, ma state attenti. Se noi provassimo ad asportare l'intera struttura del... Mi scusi, dottore. Una telefonata urgente da casa sua. Non l'avrei interrotta se la signora non mi fosse sembrata tanto turbata. Scusatemi. È certamente un'infiammazione degli strati profondi. Non c'è altra spiegazione. Forse l'acqua. Quel tuffo che ha fatto. Qualche sforzo. Una normale reazione. Una corsa. È impossibile lavorare sugli occhi nuovi. Non supererebbero la prova. Aspetta, prima fammi controllare gli occhi. Va bene. Mi servono altri occhi. Anche imperfetti, non importa. Ma non posso lasciare mia figlia nel buio. Il problema più grave è sempre il rigetto. Ma io supererò questa barriera. Non farò nessun errore.
Ciao. Fino a dove arrivi? Faccio solo un giretto. Dove vuoi andare? All'Old Ward. Per me va bene. Monta. Ah, grazie. Ha ceduto qualche capillare e avrà provocato una piccola emorragia con conseguente infezione. Niente di eccezionale. Devo solo perfezionare la tecnica. È pronta, possiamo prepararla. Nancy fra non molto sarà in grado di vedere di nuovo, e questa volta per sempre. Contro di noi. Ho trovato strane resistenze nel ripetere l'operazione. Si è formata una parete di connettivo che non sono riuscito a superare. Non posso rischiare uno shock cerebrale. Ucciderei ogni speranza. Questo è il dottor Cheney. Dottore, Miss Dunn. Buongiorno. Prego, si accomodi, signorina. Grazie. Molto bene. Secondo queste carte e secondo la mia segretaria, lei ha delle ottime referenze, Miss Dunn. Perché le interessa fare l'infermiera? Davvero non lo so, dottore. È una cosa che mi è sempre attirata. Adesso ho anche il tempo per farlo. Abito da queste parti. Lo stipendio offerto è buono. È vero, ma la devo avvertire che il lavoro è tanto. Si tratta di accudire sua figlia, vero? Purtroppo è cieca e il mio lavoro non mi permette di seguirla come vorrei. Lei è libera adesso? Quasi. Non capisco, la richiesta era chiara, mi serve un'infermiera a tempo pieno. Beh, vede, voglio essere onesta con lei. All'agenzia non l'ho detto, ma sono sposata. Però mio marito viaggia molto. Che lavoro fa? È sceriffo della polizia di Stato. Sceriffo della polizia di Stato? Non fa che trasportare assassini su e giù per tutto il paese. Resto sola a lungo e vorrebbe che avessi un lavoro. La sua situazione mi è sembrata ideale. Sì, è vero, anche a me lei sembra la persona ideale, Miss Dunn, ma devo ancora vedere altre candidate, lei lo capisce. Le faremo sapere. Sono stata allevata nell'orfanotrofio di San Vincenzo. Oh, questo vuol dire che non ha famiglia. Sì. Avrà marito? No, niente marito. E neanche il ragazzo, sono in questa città da 2 settimane. Sono certo che piacerà molto a mia figlia. Vuol dire che quel lavoro è mio. Quando vuol cominciare? Domani. Certo, domani va bene. Le posso offrire qualcosa da bere? Grazie. Non c'è di che. Sono certa che mi piacerà lavorare qui. Riavrai la vista, piccola mia. Quelle cicatrici mi spezzano il cuore, ma sono necessarie. Meglio con le cicatrici che cieca. Pinze, presto! Siamo maledettamente indietro. È chiaro che si trattava di un soggetto debole. Non c'è altra spiegazione per questo fallimento.
Una scelta sfortunata. Ma non ci mancheranno certo i donatori. Catherine! Quella puttana non risponde. Oh, oh mio Dio! Fatti coraggio. Fatti coraggio. Verrà il momento buono. Sono Silvia Porter, mi scusi se l'ho fatta aspettare, ma ero con altri clienti in un'altra casa e ho fatto tardi. Non si preoccupi, le spiace se sono venuto da solo. Affatto. Se permette le descrivo le caratteristiche delle ville. Da qui si gode una vista favolosa della città, non è eccezionale? Gli abitanti della zona amano tutti la tranquillità. Qui si combina la quiete assoluta con una distanza di soli 5 minuti dal centro della città. E quella là è già venduta o no? Sì, anche se non è ancora finita. Tuttavia è un esempio del tipo e della qualità delle nostre costruzioni. Si può vedere? Ma certo. La ringrazio. Nancy, ci vedi, bambina mia? Non vedi nulla? No. No. Non vedo niente. E non mi importa niente. Eppure sono certo, la tecnica operativa è esatta. Dopo il terzo intervento Nancy ha riacquistato la vista per qualche giorno. Lo sai che ho scoperto? Smettila. Ormai l'unica cosa che tu devi cercare di scoprire è il modo di liberarti di quella gente là sotto. Vedo che Dan è riuscito a commuoverti. Dobbiamo sbarazzarci di quei disgraziati. E come credi che potrei fare? Tu me lo sai dire? Sentiamo. Uccidili. Ucciderli? Ma io intendo ridare loro la vista. E appena ci sarò riuscito con Nancy lo farò. Devo intensificare i miei studi. Un'altra operazione. Ancora una. Dove sono? Buona, buona. Perché è così buio? Stai calma. Stai calma. Aiuto. È peggio, capisci? Anche noi siamo come te. Fermati. È inutile, sorella. È tutto inutile. Siamo prigionieri di due pazzi che ci hanno ridotto in queste condizioni. Calmati. Non urlare. Shh.
Eccola quella cagna. Tieni, cerca di calmarla. Mi dispiace davvero per Silvia. Era una donna efficiente, sana. I suoi occhi erano perfetti. È forte. Troverà il modo di superare il trauma della mutilazione. C'è una cosa essenziale nel mio esperimento che ancora non riesco ad afferrare. È come se gli occhi decidessero il loro autorigetto prima ancora che io operi il trapianto. Sono gli specchi della verità. È la curiosa e inutile prerogativa degli innocenti. Ecco quello che serve alla mia Nancy. Nel futuro forse la scienza riuscirà a provocare la rigenerazione degli occhi e degli altri organi, senza più operazioni, spontaneamente. Ma per ora è necessario che qualcuno venga sacrificato per questo futuro che riguarda tutta quanta l'umanità. Non certamente i malati o i vecchi. I loro sono organi da sopravvissuti, che hanno conosciuto la tristezza, l'angoscia. No, no, occorrono occhi grandi, giovani, vergini, pieni di gioia. Ciao. Ciao. Che stai leggendo? Una donna chiamata Fantasia. È strano che tutti gli altri ragazzi si divertano a giocare e tu te ne stia qui col naso sepolto nelle pagine di un libro. Sai una cosa? Somigli a me quando avevo la tua età. Non mi stancavo mai di leggere. Gli altri bambini di solito mi prendevano in giro. A te non è mai capitato? Solo qualche volta. Bene. Spero che crescendo non ti succederà quello che è successo a me. Che le è successo? Beh, è un pochino imbarazzante. Il fatto è che divento vecchio. E continuo a divertirmi con molte di quelle cose con cui mi divertivo da bambino. Per esempio? Un esempio? Andare nei Luna Park. Vado a Disneyland almeno una volta al mese. Io adoro Disneyland. Davvero? Bene, volevo andarci un paio d'ore oggi pomeriggio, ma mi seccava andarci da solo. Ci verresti con me? Certo. Forse è meglio passare ad avvertire prima i tuoi genitori. Forse, però dovremmo aspettare le 4:30. Loro tornano dal lavoro a quell'ora. Per caso, ho un appuntamento proprio per le 4:30. Faremo in modo di ritornare in tempo. Salta giù. Oh, perbacco, non conosco il tuo nome. Libby. Libby. Molto lieto di fare la tua conoscenza, Libby. E io mi chiamo Carson. Andiamo? Aspetti, il libro. Certo, certo.
Eccotelo. Dovevamo andare a trovare la nonna in Oklahoma, ma papà non faceva altro che rimandare. Diceva che era meglio, avendo solo 3 settimane di vacanza, andare a San Francisco, fare il giro del lago Tao e poi passare per Las Vegas. Della sorellina si sarebbe occupata zia Fanny. Un momento, questa non è la strada per Disneyland, sta andando verso l'oceano. Devo fermarmi in un posto prima, non te l'avevo detto. Senta, non voglio più andarci a Disneyland, mi faccio scendere. Ferma. Per favore, apra! Apra! Ferma! Ma cosa sbaglia? Ferma! Ehi, fermati! Dov'è il padrone di quella macchina? È l'auto del dottor Cheney. Avete un appuntamento? A noi non servono appuntamenti. Ehi, un momento, ma cosa... Lascia stare, me ne occupo io. Accomodatevi da questa parte, per favore. Allora, volete parlare? Come sarebbe? A noi pare che deve essere lei a parlare. Quanto volete? Cosa vuole che le diciamo? Ci faccia un'offerta. Allora vediamo. $1,000? A te stanno bene? Direi di sì, 500 a cranio. Purtroppo non ho contante sufficiente in casa. Va bene un assegno? Per noi va bene, ci fidiamo. Non crediate che non mi renda conto che mi state ricattando. Tuttavia, vi ringrazio lo stesso perché non andate alla polizia. A chi lo devo intestare? Può anche lasciarlo in bianco, ci pensiamo noi. Certo che è bello incassare. Ecco, a voi. E senza rancore. Certo che no, dottore, è stato gentile. Oh, scusate, vi prego. Vi posso offrire un bicchiere di vino? Oh, molte grazie. Che vino ha? Questo è dell'ottimo nettare californiano. Sono certo che lo apprezzerete. Oh, è quello che preferisco. E tu, Bull? Se non c'è la birra. Grazie. Mi auguro che sia tutto finito. Stia tranquillo, non l'abbiamo mai visto. Ma certo. Abbiamo raggiunto la parete interna in metà tempo. Stavolta funzionerà, ne sono certo. Siamo ancora troppo lenti. Porta dentro l'altro.
Bull. Bull, aiutami. Ti prego. Non scherzare. Che cosa mi hai fatto? Ehi. Bull. Ehi, ma Bull. Dove sono? Ma dove diavolo sono? Che cosa succede? Ma non ci vedo. Io non ci vedo, George. Non lasciami. Perché? Lasciami. Perché? No. Disgraziato. Lasciami stare. Fermo. Fermo. Non ci vedo. Lasciami. T'ammazzo. Fermali, Dan, fermali. T'ammazzo. Non resisto più. È inutile. Porco. Fermo. È inutile. Siamo tutti come te. Nessuno di noi ha colpa. Calmati. 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 Che c'è? Vieni, vieni. Sta male. Che hai? Stai male? È lei che sta male. Uscire di qui. Chi sei? Un povero cieco come te. Che vuoi? Ti stavo dicendo che... Io so come fare per uscire da questa trappola. Tu ci devi aiutare, amico. Nessuno di noi ormai ha la forza sufficiente per fare quello che va fatto. Aspetta, aspetta. Lo bagno un po'.
Fermati. Sta venendo. Un momento, Paul. Fammi sentire. È quasi fatta. Hai ragione. Ho paura. Ho paura. Fatti coraggio, fratello. Ti porterò fuori da qui. Aiutami, Paul. Su. Tira. Tira. Ehi, spugna, alzati. E togliti dalle scale. Vai a sporcare da un'altra parte. E vattene. Via. Ehi. Starai meglio. Sto bene anche adesso io. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ma perché mi trascini così? Non mi toccare. So alzarmi anche da solo. Cosa vuoi? C'è un piccolo ristorante proprio dietro l'angolo. Vieni a mangiare qualcosa, andiamo. No, dammi dei soldi per comprarmi da bere. Dopo berrai quanto vorrai, ma prima devi mangiare. Andiamo. No, aspetta. Sei sicuro di avere i soldi? Ce l'hai la casa? Forse hai anche la macchina. Sono un dottore. Dottore? Guarda questa tessera. Dottore, sai leggere? Sei un dottore, bravo. Allora devi avere un sacco di grana. Dottore... Guarda, posso bere per un mese. No. Che è successo? Stai male? Il mio male è ben altro. Len, è accaduto un fatto grave. Una delle ragazze è morta. E io ho dovuto disfarmi del cadavere. Oh, mio Dio. Len, non ce la faccio più. Ho detto ancora un solo altro tentativo. È la quarta volta che ripeti la stessa cosa. Non ti controlli più, Len. Questa sarà davvero l'ultima volta. E smettila di dire che non mi controllo. Ehi, Dan. Che c'è? Hai finito? Dì, hai finito? C'è un'inferriata dall'altra parte. Bull! Bull! Che succede? Zitti! Come facciamo a tagliare le sbarre? Sono molto larghe. Una persona magra se la potrebbe fare. Già, e una volta fuori potrebbe chiedere aiuto a qualcuno. Che succede? Voglio saperlo! Lasciaci pensare, ti prego. Non c'è niente da pensare. Bisogna tagliare la sbarra. Poi dove andrebbe? Ti dico che una persona magra ce la può fare. Io conosco bene questa casa. Posso darle istruzioni precise. Dan, fammi provare, Dan. Mandami, ti prego, ma mandami. Io sono più forte. No, vai tu. Ma perché? Tu esci dopo. Stammi a sentire.
questo buco porta in un grande locale seminterrato che prima funzionava da lignaia. Cerca con calma e troverai un'inferriata. Da lì esci nel parco che porta fin sulla strada. Stai attenta e sii cauta. Ora vai. Aiutala, aiutala, Bull. Mi raccomando. Al minimo dubbio fermati e cerca di ragionare. Len, Len, è già tardi. Cos'è stato? Non lo so. Scusami, Dan. Jenny. Ne manca un'altra. Come faranno a fuggire? Catherine, seguimi! Aiuto! Aiuto! Fermatevi!
L'hai trovata? È morta. Fate pure. Le devo aprire le palpebre, se vuole rendersi conto. No, non è necessario. Mi ripeta ancora una volta quello che ha detto. La vittima non ha perso gli occhi nell'incidente perché il tessuto cicatriziale è vecchio. E questo che significa? Che era cieca da tempo. Le mancavano le intere orbite. Non ho mai visto niente del genere. Avete trovato occhi di vetro qua attorno? Che io sappia, no. Nessuno comunque ha occhi di vetro dentro la scatola cranica. Non servirebbero a niente. Ha ragione, dottore. Per quale motivo dovrebbero togliere l'intera orbita? Senta, torni sul marciapiede. Oh, che modo. Conosciamo anche noi il nostro mestiere, se ne vada. Conosce un oculista bravo? Il migliore è il dottor Leonard Cheney. Sarebbe interessante avere un suo parere. Cheney, eh? Vedrò di rintracciarlo. La ringrazio. Di niente. Puoi andare. Vede, ho l'agenda carica di impegni, potrei... sabato prossimo, se per lei va bene. Sabato, eh? Ma lei crede che sarà accertabile la ragione per cui hanno tolto gli occhi a quella ragazza? Ha detto che ha avuto un incidente stradale. Certo, certo, è a poca distanza da qui. Credo sia bene che le dica una cosa, dottore. Noi lo sappiamo come è morta, ma vorremmo sapere perché e quando le hanno tolto gli occhi. Forse potremmo indagare presso qualche ospedale, certo, ma lei è la più alta autorità in materia. Beh, io cercherò di fare del mio meglio. Comunque le posso dire questo. Le cause potrebbero essere la sifilide, il cancro, tante altre. Lei mi sta dicendo che rimuovere ambedue gli occhi non è poi tanto straordinario? Esatto. Anche se devo aggiungere che è molto raro in una persona giovane come la vittima. Va bene, ho deciso. Farò l'autopsia sabato prossimo. E vorrei esaminare il cadavere personalmente. Molto bene. Oh, sono un vero sbadato. Le posso offrire un bicchiere di vino? Oh, no, grazie. Non bevo mai niente durante il servizio. Bene, a sabato prossimo. Sto lavorando come un pazzo. Perché voglio ridare a ognuno di voi gli occhi. Appena ci sarò riuscito. Ritornerete a vedere. Vi giuro che vi darò occhi migliori dei vostri. Perfetti. Appena ci sarò riuscito. Appena avrò scoperto la verità, io dividerò quella verità con voi. Con tutto il mondo. Io credo nell'umanità. È la mia speranza. Tutta la mia vita l'ho sempre dedicata agli altri. Quella povera ragazza non doveva morire. Ben, tu conosci il mio lavoro perché hai... Ah!
Perché l'avete fatto? Perché proprio lei? Che bisogno c'era? Assassini! Assassini! So che lo avresti fatto volentieri, come ti avevo promesso. Questa è l'ultima prova. Te lo giuro, cara. Allora... Ascolta, vedrai che ce la faremo. Ti porterò fuori da qui, George. Catherine! Oh!
Nancy. Figliola, sei sveglia? Sì. Ora ci vedrai, tesoro. E questa è la volta buona. Adesso ti tolgo le bende. E tu mi vedrai. È tutto inutile. Io lo so già. Ti eri sbagliata, avevo ragione io. No. 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 No, stavolta è impossibile. Tu... No. Tu ci vedi. No. Nancy. Nancy, lascia che ti aiuti. Ascoltami, figliola. Lascia che ti aiuti. Su, alza. No! Nancy. No! Alzati. Così va bene. Ci vedi, ci vedi. Guarda, guarda. Cammina, muoviti per la stanza. Guarda, vedi che bella luce. No! Rialzati, piccola, rialzati. No, ti prego. È tutto inutile. La faccia mi brucia e gli occhi dentro mi fanno male. Allora perché mia figlia, la mia dolcissima Nancy? Perché proprio io chiederei la mia vita per lei. Non riesco ad aiutarlo. Nancy, torna indietro, torna! Allora ci vedi, ci vedi! Nancy! Nancy, dove sei? Fermati! Ti scongiuro, apri! Nancy, la chiave è accanto alla porta! Prendila! Nancy, sì, fammi entrare! Sono il solo che possa aiutarti! Eccola! Nancy! Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te! Per amore tuo! Nancy, lascia che ti aiuti, ti prego! In nome di Dio, aprimi! Adesso tu ci vedi, lo so, ma se non ti curo io rischi di diventare cieca di nuovo. Nancy, se non apri subito questa porta mi costringi ad abbatterla. Che volete fare? Aprite il cancello, apritelo! Dammi quella chiave. I miei studi sono applicabili anche a voi, lo sapete. Io posso ridarvi la vista come ho fatto con Nancy. Nancy!
Ah!